Su quelle panche in legno a ridosso delle pareti sono passate almeno 3 generazioni di fanesi e appena si entra si respira subito l'atmosfera magica dei locali di una volta. Il tempo, come i prezzi qui, sembra essersi fermato agli anni 70. Ora, dopo 50 anni di attività, i fratelli sfuggiti, Marziani ed Angelo, il pizzaiolo da cui prende il nome il locale, lasciano la gestione e con loro si chiude il ciclo di una gestione storica. La pizzeria Angelo, prima a ridosso della caserma, che è stata il rifugio di tanti giovani militari, poi una volta a Rosciano, la meta di molti fanesi. Le prime pizze in compagnia degli amici o i compleanni di famiglia o magari il primo appuntamento da fidanzatini. In questi giorni la notizia che la gestione dei fratelli sfuggiti cessa a fine giugno ha scatenato la corsa a contendersi un tavolo per esserci un'ultima volta o per lasciare anche una targa a ricordo dei bei momenti passati qui, un affetto e un calore che Marziano ci dice inaspettati. Ma infatti tutti mi dicono, hai t'ha chiuso la caserma, ha chiuso... E il zuccherificio chiudi anche te? No, cosa, dici, mi paragoni a qualcosa di super. Però questo vuol dire che insomma 50 anni hai lasciato un segno. Sono contento perché gli ultimi giorni, da quanto hanno saputo che chiudiamo, tutti vogliono venire a farci un saluto. Quindi... Oltre il saluto, la foto, il selfie, i regali, una stima d'affetto che non credevo di aver lasciato. Che poi voglio dire, hai attraversato 3 generazioni, adesso ci vengono i figli dei figli di quelli che venivano qui. È venuto l'altra sera uno, io sono addirittura bisnonno. Senti, l'altra faccia della medaglia è tuo fratello, sì. Angelo, che ha passato una vita davanti al forno. Lui ha cominciato prima perché lui ha cominciato 15 anni, a cui aveva 15 anni, che lui lavorava in sto locale, laggiù si chiamava il Piccadilly. Faceva il cameriere, il pizzaiolo ha fatto un concorso alle ferrovie e ha avuto il posto e ha imparato a fare la pizza lui e lui ha trascinato dietro me e via via. Senti, dopo 50 anni di lavoro cosa ti porti dentro di questa esperienza, di questo mezzo secolo passato in mezzo alla gente? Mi porto dietro tanta fatica soprattutto, ma dopo sto coso di affetto, riconoscimento, almeno so di aver fatto qualcosa di buono, di aver lasciato un qualcosa che è rimasto, che anche se non c'è più, cioè ci sarà, perché tanto certo. Io spero di far continuare insieme a noi, cioè con l'aiuto nostro.